A tutti quanti e benvenuti al secondo appuntamento di questo ciclo di webinar Business in Orbita. Oggi abbiamo due ospiti veramente d'eccezione in questo secondo appuntamento, che sono Giovanni Silos Labini, CEO e founder di Planetech Italia e Planetech Hellas, e il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccocci. Ciao. Prima di tutto, buonasera e benvenuti ai nostri speaker. Siamo molto felici di avervi con noi questa sera. E di che cosa ci parleranno oggi i nostri ospiti? Oggi parleremo di un argomento veramente molto importante, che è appunto l'utilizzo dei dati satellitari, quindi come questi dati satellitari possono essere utilizzati all'interno di un business, quindi come possono essere attuati per creare un business, ma soprattutto un business che dia importanza a un tema fondamentale, che è quello della sostenibilità. Quindi ci parleranno di questo e vi vogliamo anche ricordare per quale motivo abbiamo creato questa serie webinar, che è appunto Business in Orbita, perché in questi tre appuntamenti abbiamo un obiettivo, cioè quello di spiegarvi quali sono tutte le opportunità che l'utilizzo dei dati satellitari può dare, diciamo, nel campo business, quindi come possono essere utilizzati per creare delle attività imprenditoriali e soprattutto per spiegarvi, quali sono le potenzialità, che scaturiscono poi da un Copernicus Hackathon, che, come più tardi vi spiegheremo, si svolgerà a brevissimo. E diciamo, abbiamo creato tutto questo per fare informazione e formazione e darvi quante più armi possibili per affrontare il Copernicus Hackathon nella maniera migliore. Quindi, senza ulteriori indugi, io passerei la parola ai nostri ospiti, quindi Giovanni e Giorgio, il palco è tutto vostro. Grazie, grazie per l'ottima organizzazione di questo evento, grazie soprattutto al Presidente Saccoccia di aver accettato questo invito. Sappiamo che è un periodo caldissimo per le attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, che significa buone notizie per l'industria spaziale nazionale. E come ha detto bene Gloria, il tema in questa serie è quello appunto di favorire la nascita di nuove imprese che guardino alle osservazioni della Terra come a una possibilità di sviluppo e come questa cosa sia di fatto favorita da tutto un ecosistema che cresce intorno al settore dell'industria spaziale in questo momento. Tra l'altro si sente molto parlare di space economy, si sente molto parlare di Green Deal in Europa e quindi il fatto di avere al centro l'ambiente, il fatto che le osservazioni della Terra sono un'eccezionale, da satellite sono un eccezionale punto di osservazione del nostro pianeta, chiaramente crea un grande vantaggio a queste tecnologie. Dico due parole su Planetech Italia, che forse non tutti voi conoscete perché siete molto giovani. Invece, Planetech Italia ci piace dire è una start-up che però ha 27 anni. E quando noi abbiamo iniziato a fare impresa con Planetech Italia, tra l'altro, un dettaglio buffo è che io ero un dipendente dell'Agenzia Spaziale Italiana quando poi ho deciso di fondare Planetech insieme a tre coraggiosi. Era tutto molto più difficile, c'erano molte più grosse barriere all'ingresso, perché per esempio solo il computer che serviva ad elaborare i pochi dati di osservazione della Terra costava milioni di lire all'epoca. Tutto questo è diventato molto più facile. Considerate che a noi anche piace dire che Planet Italia è al centro del Mediterraneo e non al sud Europa, però la distanza pesa perché molte cose succedono nello spazio tra Parigi e Bruxelles. E devo dire, in qualche modo, la pandemia ha azzerato questo svantaggio e il fatto di essere ben collegati ci ha consentito di sopravvivere. Questo per incoraggiarvi a fare questa avventura, anche perché negli anni non solo sono cambiate le condizioni tecnologiche, ma credo che Giorgio ci vorrà raccontare negli anni come è cresciuta la capacità di questo paese nel settore delle osservazioni della Terra,
e come è cresciuto il ruolo dell'Europa grazie a Copernicus, è l'importanza che l'enorme massa di dati disponibili, oggi soltanto di Copernicus, ma spero presto anche in maniera più generale delle missioni, delle grandi missioni nazionali, rende possibile avere per le vostre future aziende benzina gratis, che è un grosso vantaggio. Quindi dopo questa piccola introduzione chiederei a Giorgio di commentare dal suo punto di vista su questi punti. Grazie Giovanni, grazie Gloria, grazie veramente per avermi invitato, perché per quanto possa essere impegnato questo periodo, il fatto di poter parlare, scambiare qualche idea di fronte a un audience che immagino sia vestita soprattutto da giovani, da ragazzi che hanno un'intera carriera di fronte, sono sicuro una ricchezza di idee da voler condividere in questo settore, è un piacere da un lato, ma è anche un dovere per persone come noi che hanno un po' di anni alle spalle di esperienza e hanno visto questo settore spaziale evolvere da un qualcosa di un po' riservato a dei sognatori a un tema adesso che condividiamo nelle attività di tutti i giorni, soprattutto grazie all'osservazione della Terra, quello che l'osservazione della Terra dallo spazio offre come opportunità per fare business, per supportare uno sviluppo sostenibile e così via. Hai fatto qualche commento sulla mole di dati, no, resa disponibile dall'osservazione della Terra. Questi giorni, qualche giorno fa, ho chiesto di registrare un TEDx proprio sulla digitalizzazione, fatto di digitalizzazione. Allora, ho fatto alcune riflessioni per preparare i contenuti. Scusa, Giorgio, ti sento un po' basso come volume, forse... È lo stesso per gli altri, provo a parlare un po' più forte, a volte me lo fai. No, dicevo, ho fatto alcune considerazioni per preparare questo intervento, questo TEDx. Insomma, condivido con voi alcuni conti, alcuni calcoli fatti che danno un'idea della ricchezza, appunto, di informazione legata ai dati dello spazio, e quindi di qualcosa che se utilizzato opportunamente con genialità, con buone idee, diventa un'opportunità di business incredibile. Scusatemi per la, diciamo, prosaicità con la quale presento questa cosa, però i soli satelliti Copernicus producono al giorno circa 12 terabyte di dati. La Divina Commedia sono 650.000 caratteri, circa mezzo megabyte, quindi ogni giorno, sai, l'anno di Dante, mi sembra usare il riferimento opportuno. Quindi ogni giorno i satelliti Copernicus producono una quantità di informazioni pari a 20 milioni di Divine Commedie. Se pensiamo di assegnare un canto a testa, perché non vanno solo letti, vanno anche compresi i contenuti di queste informazioni, ci vorrebbe un quarto dell'umanità al giorno per processare la quantità di dati che produce Copernicus. Grazie al cielo abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo tutta una serie di strumenti che ci permettono di elaborare questi dati, ma è come utilizzare questi dati che ci permette di creare opportunità di ritorno economico e ci permette di proteggere questo pianeta che a sua volta fornisce i dati osservandolo dallo spazio. Come dicevi tu giustamente prima, l'Europa, grazie ai satelliti Copernicus, è un leader mondiale nel settore dell'osservazione della Terra e nella produzione di dati allo spazio. L'Italia, dagli inizi di questo programma di osservazione della Terra, ha deciso e ha voluto giocare un ruolo di leadership, che poi si è andato a consolidare anche con dei progetti nazionali come la nostra costellazione Cosmos SkyMed, come più recentemente Prisma, e in futuro quello che faremo con
i payload montati su una piattaforma come quella di Platino e così via. Ovviamente abbiamo avviato anche delle opportunità in Asia, delle opportunità di sviluppo di nanosatelliti che avranno a loro volta una capacità di produrre dati di osservazione da terra. Tutto questo insieme ha fatto sì che l'Italia sia veramente un leader nel settore. Sicuramente per quanto riguarda il cosiddetto upstream, quello che osserviamo sempre di più e vogliamo e ci auguriamo che iniziative come quella dell'Hackathon dei prossimi giorni e più in generale tutto ciò che facciamo in Italia, noi ci auguriamo che anche dal lato invece downstream servizi si riesca a creare un ecosistema di business basato sull'osservazione della terra che ci permette di competere a livello internazionale come meritiamo, grazie all'avviamento di per esempio di Luna Planet, Zeos e così via, ma anche e soprattutto a tante iniziative che partono da singoli, da giovani start-up che semplicemente sulla base di alcune idee geniali utilizzo di questi dati possono poi sviluppare dei prodotti che grazie anche al moltiplicatore offerto da appunto gli strumenti dell'intelligenza artificiale e così via possono diventare qualcosa di fortemente attraente e veramente capace di fornire un supporto a questo settore in futuro. Allora, credo che poi nei nostri scambi parleremo di possibili applicazioni, eccetera. Comunque, la cosa interessante è che grazie appunto agli strumenti satellitari di cui disponiamo come paese o come partecipazione ai grandi programmi europei, sicuramente il settore della salute della terra e dei servizi da essa derivati sono un'enorme opportunità per il nostro paese e soprattutto per i giovani che si affacciano a questo settore. Grazie Giorgio per offrire un elemento anche di entusiasmo ai nostri partecipanti all'Hackathon. Vi faccio l'esempio di come la mia startup in questi 27 anni ha affiliato un'altra azienda in un altro paese, molto vicino al nostro, ma comunque un'operazione internazionale interessante, in Grecia, ed è passata appunto dai 4 fondatori agli attuali quasi 100 persone che lavorano per noi, senza considerare il nostro approccio all'open innovation, che è anche un augurio per voi tutti, nel senso che in futuro ci troverete sempre disponibili a collaborare, a cooperare con startup e nuove idee. Ma questo deve essere anche un invito a pensare in grande. Pensate che di recente, proprio sul tema di quest'hackathon, che è il monitoraggio delle coste, la Planetec ha guidato un grosso progetto europeo, proprio di Copernicus, per costruire l'uso del suolo e la copertura del suolo per oltre 700.000 chilometri di coste con una risoluzione di 5 metri. Un prodotto che non esisteva prima, l'abbiamo fatto per 2 anni e stiamo pensando di estenderlo anche alla costa nord dell'Africa, perché poi naturalmente i fenomeni climatici non guardano i confini territoriali ed è molto importante per noi. Proprio il tema dell'ambiente, della sostenibilità ambientale diventa assolutamente cruciale quando parliamo delle aree costiere, perché le aree costiere sono un punto di incontro tra la terraferma e il mare, scusate l'ovvietà, ma sono proprio il punto in cui noi riusciamo a fare i danni peggiori con attività ad impatto antropico grandi. Sono quelle più esposte ai temi della variazione della temperatura del mare o dello stesso livello del mare, sono quelle in cui, come dicevo prima, si gioca un bel pezzo della partita della sostenibilità del nostro sviluppo. E devo dire che proprio le missioni che citava Giorgio, cioè Cosmos SkyMed e Prisma, sono 2 missioni fortemente orientate proprio a queste aree e al monitoraggio di queste aree, oltre a che altre 100.000 applicazioni di cui però se iniziamo a parlare andiamo fuori scopo.
Un altro tema molto importante, Giorgio, credo sia la prospettiva della sostenibilità non solo ambientale ma anche economica delle start-up dei nostri giovani. Ora, tu sai che io ho una teoria, cioè secondo me i nostri competitor di oltreoceano, non contiamo i cinesi che sono sicuramente subsidized, ma gli americani soprattutto nel settore upstream e nel settore downstream, anche se questi due settori ormai, se abbiamo tempo ne parliamo dopo, si stanno molto confondendo, hanno un grosso vantaggio che è quella che viene chiamata anchor tenancy ed è una domanda sicura che riduce di fatto i rischi nel mercato. Tu sai, Giorgio, che io sono un grande estimatore di Marianna Mazzuccato, il nostro economista che sostiene lo stato imprenditore in qualche modo, e ci battiamo da molto con l'associazione che è l'AIPAS e con ERSC, che è l'Associazione Europea delle Aziende di Remote Sensing, perché oltre al grande sforzo sulla parte downstream, i governi si impegnino seriamente, inclusa l'Unione, ad acquistare questi dati per servizi, a legiferare in modo tale che questi servizi diventano fondamentali, perché come abbiamo visto, il punto di vista dallo spazio è essenziale per valutare lo stato del clima, quello che non vedi non lo puoi misurare. E però è anche importante assicurare a tutto questo sforzo che stiamo facendo di crescita di nuove imprese una riduzione del rischio mercato, e questa è una cosa che solo i governi possono fare per atterrare, come abbiamo visto nell'altro seminario in cui si parlava di strumenti innovativi come venture capital o altri strumenti, capitali privati. Giorgio, mi piacerebbe che tu commentassi su questo punto. So che ci sono molte iniziative in pentola anche nel Recovery Fund, quindi sarebbe interessante. Volentieri, siamo sicuramente d'accordo. Se non c'è un settore come quello spaziale dove il ruolo delle istituzioni è stato fondamentale per permetterne, diciamo, la creazione, il decollo e la crescita. Questo non vuol dire che oggi questo sia finito, tutt'altro. C'è stata, secondo me, un'evoluzione di quello che deve essere l'intervento delle istituzioni, del pubblico, proprio nel momento in cui invece sta crescendo enormemente l'opportunità dei privati. La disponibilità di servizi legati allo spazio è la cosa più recente, no? Questo però non vuol dire che si possa e si debba intervenire solo sul downstream, appunto come dicevi tu prima. Di fatto le agenzie, penso all'ASI, penso agli stati membri dell'ESA attraverso gli strumenti offerti dall'ESA, riescono a contribuire a tutti e tre i segmenti, soprattutto i due estremi, l'upstream e il downstream, per favorire le iniziative che non sono solo quelle delle grandi player, ma anche delle start-up e così via. È molto vario il modo di intervenire, perché, non so, ne posso citare un paio di recenti, guardando all'upstream, poco fa ho anche, l'ho già detto, che l'ASI ha avviato un'iniziativa per poter dare voce a delle idee per lo sviluppo di nuovi nanosatelliti. Abbiamo posto pochi limiti all'originalità delle idee. Andavano bene missioni scientifiche, l'osservazione della Terra, Internet of Things, eccetera. L'interesse era quello di attrarre idee che fossero tecnologicamente avanzate, aprissero opportunità di vario tipo. Io mi auguro che almeno alcune di queste idee, una volta sviluppate, permettano di creare, per esempio, un primo prototipo di un qualcosa che poi possa essere attraente dal punto di vista dei servizi che può offrire per determinati clienti, che potrebbero essere clienti sia istituzionali che privati, che siano poi interessati a comprare i ricorrenti di questi piccoli gioiellini che speriamo possano essere sviluppati. Questo permette di abbattere l'entry point, perché magari chiedere a una piccola media impresa che ha l'idea, la capacità di sviluppare il suo satellite, non satellite, ma non vuole investire
ovviamente soldi privati, permette semplicemente di avere la sua carrozza, il suo primo strumento avanzato da offrire poi a clienti che potrebbero essere. Ricordo, feci questo discorso alla Protezione Civile 2 anni fa, prima volta, appena arrivato, disse alla Protezione Civile, se riuscissimo ad avere dei piccoli strumenti satellitari che, pur non dando la risoluzione che ci si aspetta in determinate situazioni dei grandi oggetti come Cosmo Scanner, eccetera, permettono di avere un dato dedicato a determinate con una certa frequenza, dedicato a determinati interessi, ne so, gli incendi, i vulcani, ripeto, anche senza un'elevata risoluzione, però dedicata a quello, si potrebbe fare il passo dalla prevenzione, dall'intervento in caso di emergenza, magari alla prevenzione. E poi a quel punto si ricorre agli strumenti più sofisticati per intervenire quando poi la crisi si è verificata. Faccio solo un esempio. Questo dal lato ASPI. Guardando invece ai servizi, il fatto di poter sovvenzionare attraverso ormai una miriade di strumenti, sia a livello nazionale che a livello ESA, soprattutto la fusione dei dati, cioè la disponibilità di dati sia satellitari che insomma, droni, terra, per poter intervenire su determinate aree territoriali. Ha citato le coste, che sono sicuramente uno dei candidati principali per poter analizzare contemporaneamente problematiche di tipo diverso, inquinamento, erosione, aspetti di sicurezza e così via. Per poter fare questo abbiamo già un tot di strumenti che quasi mette a disposizione, lo fa attraverso l'ESA, dove nel momento in cui arriva l'idea, la startup, il piccolo nuovo operatore, può fare delle proposte e con una certa velocità queste proposte, se giudicate interessanti e originali, vengono sovvenzionate. Abbiamo avuto un test bellissimo di questo proprio durante il periodo del Covid, quando purtroppo nel momento in cui c'era ben poco da fare, stando chiusi nelle nostre case, eccetera. Abbiamo sfruttato un bando congiunto, un bando attraverso l'ESA, dedicato proprio all'opportunità di utilizzo di strumenti spaziali, insomma, di dati satellitari, per il supporto sia alla telemedicina, per esempio, all'educazione a distanza, due temi che erano molto importanti in quel momento. La risposta è stata veramente straordinaria, appunto che abbiamo deciso di quadruplicare l'investimento che avevamo inizialmente allocato, passammo da 2 milioni e mezzo a 10 milioni di euro, per finanziare gli studi di fattibilità su queste nuove idee. Abbiamo finanziato, non mi ricordo, una cosa tipo una novantina. E questo è di nuovo quello che serve a passare quel livello di entry point dove non è giusto che sia il piccolo investitore, il piccolo intrapreneur a esporsi, e dopodiché chiaramente se l'idea ha modo di proseguire si può ricorrere a altri strumenti e sicuramente il livello di attenzione verso gli investitori più importanti sale e non è detto che a quel punto sia più dovere dell'istituzione, posso diventare tutti i tipi di risorse. Quindi avviene veramente in ogni modo questo, e lo spazio sicuramente è uno dei settori dove questo secondo me è più evidente e ha una potenziale di crescita ancora maggiore. Grazie Giorgio, credo, forse vogliamo aprire a qualche domanda perché abbiamo Sì. passato un po' di idee, ma Allora, per qualsiasi tipo di domanda potete scriverci tranquillamente in chat. E io leggerò le domande così i nostri ospiti potranno rispondere. Quindi direi che possiamo aprire questa sessione di Q&A. Ok. Solitamente, diciamo, c'è sempre un qualche minuto in cui cerchiamo di rompere il ghiaccio.
magari nel frattempo, sì. Tanto per far sciogliere la timidezza, ricordiamo che quando Giovanni ha cominciato, altro che diciamo, finanziamenti istituzionali per mettere su servizio idee, i satelliti erano ancora satelliti scientifici, quelli che erano l'osservazione della Terra, ma no, S1, eccetera, c'era da crearlo ancora il settore, quindi devo dire che va riconosciuto a te poche ditte dell'epoca di aver avuto veramente un'intuizione importante e anche molto coraggio. Quindi questo dovrebbe stimolare chi non ha il coraggio di fare delle domande, almeno a fare qualche domanda. Non solo, all'epoca c'era una legge che finanziava l'imprenditoria giovanile. E noi presentammo il progetto della Planetech e ce lo bocciarono perché dicevano che era un mercato inesistente, che era impossibile sostenere un'azienda in quel mercato. Allora, vediamo se ci sono delle domande. Siete stati super esaustivi. Ok. Allora, scusate. Abbiamo una domanda. Giacomo chiede: come si coniuga l'analisi scientifica con la creazione di un prodotto commercialmente attraente? Ad esempio, il monitoraggio delle coste rivolto alla sostenibilità. Come può creare un prodotto appetibile per il cliente? Beh, forse visto che noi facciamo prodotti commerciali, rispondo io, poi Giorgio, correggimi se sbaglio, ma in realtà il modo in cui costruire prodotti sofisticati come i prodotti di osservazione della Terra che vengono da dati scientifici è evitare assolutamente un puro push tecnologico, che poi è la discussione che stavamo facendo prima a proposito della presenza di utenti che effettivamente vogliono quelle cose. Quindi diciamo che il prodotto perfetto è un prodotto che è tecnicamente fattibile, che è desiderato dall'utente e che è sostenibile economicamente. Sostenibile economicamente vuol dire che c'è un effettivo valore per l'utente nell'utilizzarlo. E questo è un processo molto vicino a quello del design industriale ed è un paradigma che consiglio a tutti voi che state pensando di fare un'azienda di adottare, che si chiama design strategico, che trova in un bellissimo libro di circa 10 anni fa, che si chiama La forma del futuro, la sua strutturazione, che poi è diventato proprio una best practice. E che devo dire Planetech utilizza da molti anni ed è stata probabilmente uno dei nostri fattori vincenti. Se posso magari aggiungere qualcosa, diciamo, il valore aggiunto, quello che fa veramente la differenza, è una solida base scientifica a quello che poi alimenta i prodotti che possono essere sviluppati, perché nel momento in cui i dati offerti dall'osservazione della Terra, che sappiamo si basano sui sensori più disparati, vengono analizzati in maniera originale, e lì cioè, interviene la scienza, l'originalità della scienza, è lì che si fa che c'è il breakthrough, è lì che quindi anche un prodotto diventa veramente un prodotto che sbanca e che tutti vogliono. Vale in tutto se vogliamo, no? Ma soprattutto in un settore come quello dove l'analisi dei dati può essere fatta in maniera in qualche modo banale, in maniera assolutamente originale. La correlazione tra i dati più disparati ha bisogno di un forte supporto tecnico, un supporto scientifico, soprattutto per poter tirar fuori la differenza, il dato originale. L'intuizione che aumenta un prodotto di successo. Ok, grazie per le vostre risposte. Nel frattempo abbiamo rotto il ghiaccio, quindi sono arrivate tantissime domande. Allora, Pier Giorgio ci chiede:
Quali sono le opportunità che nasceranno per le start-up con il PNRR? Nel PNRR abbiamo proposto una serie di progetti importanti che dovevano soddisfare a una serie di requisiti abbastanza stringenti, soprattutto in termini temporali, infattibilità nei tempi previsti dal PNRR. Quindi sono progetti che riguardano sia l'upstream, quindi il gruppo di sistemi satellitari, che è di supporto all'infrastruttura, un'infrastruttura di servizi, soprattutto basati sui dati di osservazione della Terra. Poi ci sono altri tipi di strumenti. L'idea è che, come stiamo parlando dell'emissione di una cifra molto importante, se verrà approvata da tutti, ci sarà una quantità di lavoro enorme da dover dedicare all'attività di questi progetti. Quindi io vedo un coinvolgimento sia di personale, nuovo personale, soprattutto di giovani come diciamo, nuovi dipendenti di grandi enti, eccetera, ma guardando una filiera completa, secondo me ci saranno tantissime opportunità anche per nuove imprese o anche piccolissime imprese che possano contribuire con dei prodotti specifici originali di supporto a questi grandi progetti. Credo che quello che farà la differenza sarà proprio la capacità di innovazione che è tipica delle start-up, che renderà attraente quello che loro possono offrire, potranno offrire. Ok, perfetto, grazie mille, Presidente. Non so se Giovanni vuoi aggiungere anche tu qualcosa o se passo alla prossima domanda. Ci sono una serie di strumenti tecnici che già esistono, che favoriscono startup e PMI innovative. Se ve li cercate, sono molto interessanti perché consentono anche di avere un credito d'imposta, per esempio, ai finanziatori di questo tipo di aziende. Bisogna essere un po' accorti nell'impostare nel modo opportuno l'azienda. E altri strumenti sono in discussione adesso e probabilmente usciranno con le nuove norme appunto per accelerare la spesa nel Recovery Fund, che c'ha un grosso pezzo proprio dedicato alle startup innovative e naturalmente quelle spaziali sono startup innovative. È importante essere, diciamo, connessi, è un processo in fieri ancora quello che definisce il modo di spendere, diciamo, le risorse del Recovery Fund. Quindi è importante che seguiate quello che sta succedendo per poter essere pronti nel momento in cui l'opportunità arriverà. Ok, grazie mille. Un'altra domanda da Vincenzo, che chiede quali iniziative sta mettendo in campo l'ASI per promuovere l'uso dei satelliti da parte dei professionisti iscritti agli ordini come ingegneri e geologi. Ci sono iniziative per promuovere l'uso applicativo da parte di questi professionisti? Ma direttamente è difficile dirlo perché se parliamo di ingegneri civili, per esempio, ovviamente le applicazioni satellitari come quelle di CosmoSkyMet permettono, non so, di seguire, di monitorare lo stato delle infrastrutture, possibili spostamenti anomali di edifici e per architetture. Se pensiamo al discorso, insomma, ai geologi, una macchina come Prisma, oltre a osservare in maniera convenzionale, ci permette di analizzare la composizione del terreno che stiamo osservando. CosmoSkyMet permette di studiare appunto lo spostamento del terreno dovuto magari a fenomeni di subsidenza, eccetera. Quindi, ancora una volta, non direttamente, ma la disponibilità dei dati offerti da queste macchine, e stiamo parlando di dati, non dimentichiamo, disponibili, così come avviene per Copernicus, sono a disposizione di questi professionisti. Quindi l'approccio al momento è non facciamo qualcosa di dedicato alla categoria, ma la categoria, se sa usare il dato, ha una ricchezza inestimabile di informazioni da poter.
grazie mille per questa risposta. Abbiamo un'altra domanda da Ilaria, che chiede quanto è complicato per una giovane startup accedere ai bandi dell'ASI o ad altre opportunità di finanziamento pubbliche. Questo forse è più Giovanni che deve rispondere, perché è dall'altro lato. Non è piaggeria, ma proprio di recente l'ASI ha dimostrato un incremento nella sua efficienza nel gestire bandi di gara e attività orientate come quella che citava Giorgio sui piccoli satelliti, in cui sono riusciti in tempi assolutamente ragionevoli ad affrontare un set di proposte molto contenuto. In realtà c'è un grosso lavoro da fare, ma il Presidente lo sa benissimo, soprattutto per affrontare appunto la rapidità di spesa da parte dell'agenzia, lo snellimento di alcuni blocchi che sono legati un po' a procedure un po' pesanti che vengono imposte dall'agenzia proprio dal contesto attualmente formativo. E un po' legate anche a un minimo di approccio un po' conservatore allo spazio, di cui però l'Agenzia Spaziale si sta liberando abbastanza brevemente. Molto più dura, vi devo dire, in Europa, nell'Agenzia Spaziale Europea e nei programmi Horizon dell'Unione Europea, dove naturalmente la competizione diventa continentale. È anche vero che ci sono moltissime iniziative, anche su queste documentatevi, di formazione per rispondere ai bandi, di lezioni di buone pratiche e di attività di assistenza, che probabilmente sarebbe una buona idea anche da lanciare a Giorgio, perché non fare un'attività proprio di formazione per le start-up per renderle più facile accedere ai fondi dell'ASI. Questo è sicuramente una buona idea, e nell'ottica ci stiamo confrontando parecchio anche con voi di IPAS, come facilitare ulteriormente il dialogo tra agenzia e piccole e medie imprese, che ovviamente comprendono anche le start-up al loro estremo. Vale la pena di guardare anche questo tipo di strumenti. Meglio se lo facciamo dopo aver avviato nuove opportunità, quindi lavoriamo più sul futuro che solo sul passato, per cercare di semplificare procedure che potrebbero essere l'impedimento all'accesso a opportunità da parte del startup. Quindi è una cosa sicuramente di cui vale la pena di lavorare. Un'altra cosa secondo me sarà importante offrire come opportunità, stavo pensando proprio mentre ti ascoltavo, è poter facilitare il dialogo tra startup e ditte esistenti, mature, più grandi, fino ad arrivare a grandi player, perché loro lo fanno, sono consuetudine, ma se in qualche modo magari l'agenzia attraverso delle opportunità di avvicinamento dei forum di contatto, di raccordo tra grandi e piccolissimi, magari questo potrebbe aiutare in qualche modo proprio questo processo di cui parlavamo. Beh, stasera lo stai già facendo, Giorgio. Però sono anche un po' teorico, poi alla fine bisogna confrontarsi con la pratica, quindi c'è possibile. Ne parlerò sicuramente con i grandi amministratori delegati dei grandi gruppi, e poi vediamo come poter aiutare tutto questo. Un altro modo, un'altra cosa a cui io tengo particolarmente, ho cercato di avviare da subito, ci devo lavorare ancora perché c'è una certa inerzia, è invece il bacino della ricerca accademica. Non è un segreto che tante delle startup nascono proprio da idee di ragazzi che fanno magari il loro dottorato, si stanno laureando e hanno l'intuizione di fare un qualcosa che poi possa avere un'applicazione. Allora, per favorire questo processo, io credo profondamente che la prima cosa che serve è
stimolare la ricerca senza togliere la libertà alla ricerca, perché questo sarebbe proprio un errore, ma stimolare, tirare fuori dei temi per far lavorare i ragazzi all'università, dei temi di ricerca che sono vicini all'interesse industriale. E questa è una cosa che abbiamo avviato qui in ASI con queste cose che abbiamo chiamato giornate della ricerca accademica e che intendiamo portare avanti, con lo scopo veramente di avvicinare il mondo della ricerca e quindi potenziali nuovi prodotti da parte di startup all'utilizzatore finale. Ci lavoriamo, ci stiamo lavorando, è qualcosa che potrebbe avere un potenziale di moltiplicatore interessante. Perfetto, grazie mille. Allora, direi che abbiamo tempo per un'ultima domanda, ultime due domande. Daniele chiede, dottor Saccoccia, ha menzionato all'inizio del suo discorso il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'analisi dei dati spaziali. Potreste espandere ulteriormente sullo status di implementazione di questi algoritmi nel settore, particolarmente nell'ambito della pesca sostenibile? Vedete qualche opportunità commerciale per forecast generati con queste metodologie? Allora, l'intelligenza artificiale è fondamentale ovviamente per, insomma, ho fatto, vi ho annoiato prima con quei due conti tra Divina Commedia e dati coperti. Cioè, poter processare una quantità di dati soltanto con l'ausilio della nostra limitata mente umana non è più fattibile. Solo con l'intelligenza artificiale che potremo dare un senso a questa enorme mole di dati, e non solo spaziali, ma quella con cui ci confrontiamo tutti i giorni, per servizi basati sulle applicazioni spaziali e invece anche proprio per il supporto alle tecnologie spaziali. Ci sono tantissimi casi, cioè io credo che il settore dell'intelligenza artificiale sia quello che ha il maggiore numero di start-up di successo. Ce ne sono, ne conosco alcune qui in Italia veramente di successo, tra l'altro con un grande piacere perché sono ragazzi che ho visto fin dai banchi di dottorato e adesso ricevono finanziamenti milionari da fondi di finanziamento e così via. È certamente l'area dove con idee originali si può fare bingo nel settore dei servizi spaziali. Quindi ci credo profondamente ed è l'unico modo di poter fornire dei servizi, dei prodotti competitivi. Forse sul tema della pesca sostenibile, visto che la domanda era molto precisa. È sicuramente un tema interessante, perché dovete tenere conto del fatto che proprio il tema della pesca, che è connesso ovviamente col mare, il mare è esposto ai cambiamenti climatici, le pratiche tradizionali della pesca sono abbastanza e della gestione delle fish farm, che vengono viste come una grande opportunità per assicurare cibo nel futuro, vedono un ruolo molto importante dei sistemi di osservazione della Terra. Una delle cose importanti che mi piace mettere in evidenza è che l'introduzione dell'intelligenza artificiale, ma più in generale di un approccio che viene definito di geoanalytics, è quello di passare da un approccio di osservazione e quindi a un approccio, diciamo, di generazione di informazione, a un approccio di generazione di conoscenza. E quindi quello che succede è che noi, più che fare osservazione della Terra, facciamo osservazioni intelligenti, e più che guardare quello che sta succedendo, usiamo quello che sta succedendo per fare predizioni su quello che succederà.
E credo che in questo tipo di applicazioni ci siano grossissime possibilità. Un altro elemento introdotto dall'evoluzione tecnologica del settore spaziale è una sostanziale commoditization dell'hardware. Cioè è possibile, utilizzando tecniche di intelligenza artificiale, che adesso grazie all'aumento di capacità di elaborazione a bordo dei satelliti possono essere espresse già a bordo dei satelliti, di rendere quasi trasparente la definizione di nuove applicazioni, prescindendo da tutto un sacco di cose con cui io e Giorgio 20 anni fa ci siamo invece dovuti confrontare, bit, byte, chili e così via. Secondo lei proprio l'intelligenza artificiale, cioè tu parlavi di osservazione, è l'idea che grazie all'intelligenza artificiale noi osserviamo una Terra in evoluzione costante, non più un'immagine statica. Questa evoluzione non può essere colta facilmente dall'occhio della mente umana. Gli strumenti di intelligenza artificiale sono quelli che ci permettono di notare l'anomalia nell'evoluzione e di intervenire in tempo, e quindi la predizione. Questa è la magia dello strumento. Ok, passiamo alla prossima domanda. Ok, Giacomo chiede: come considerate lo sviluppo di una tecnica di sensor fusion fra i satelliti prima menzionati, quindi Sentinel e Prisma, e le piattaforme UAV? Quale secondo voi potrebbe essere il campo che beneficerebbe maggiormente di queste tecniche? Nell'ottica di sviluppare un tema di ricerca per PhD che si avvicini alle necessità industriali. Vai, attacca Giovanni. Vabbè, in realtà Giorgio l'hai già detto tu, è essenziale avere un approccio da big data per risolvere questi problemi. Un approccio da big data tra le diverse D dei big data c'è sicuramente la diversity tra i dati, e quindi mettere insieme dati che provengono da sensori diversi su piattaforme diverse, con caratteristiche diverse, ma non voglio fare una lezione di fisica sulla larghezza di banda, ma chiaramente tanto più dati sono disponibili, tanti fattori diversi giocando su il tema della risoluzione spaziale, cioè di quanto è il dettaglio più piccolo che possiamo riconoscere al suolo, il tema della risoluzione spettrale, cioè con quale accuratezza, prima Giorgio citava giustamente Prisma, che è un iperspettrale, quindi ha centinaia di modi di guardare diversamente la Terra, e poi tanto farlo in un'orbita alta, e considerate che i satelliti di osservazione della Terra normalmente sono tra i 700 e gli 800 chilometri, e avere un piccolo oggetto che vola basso può avere molti vantaggi. Ma molti vantaggi ce l'hanno anche forme di acquisizione dati ancora più sulla Terra, dai veicoli ai vostri cellulari. Ricordo un bel po' di anni fa ormai, quindi è tutta roba vecchia, ma rimasi veramente colpito leggendo un articolo che raccontava delle informazioni derivate durante la guerra in Siria, oltre che da appunto aerogrammetria, insomma foto da aereo, satellite, eccetera, ma da magari foto prese appunto con i cellulari dai soldati, dove in genere ognuna di quelle foto forniva 2 o 3 dati utili per quello che si vedeva nello sfondo, che integrato dentro, di per sé non davano alcune informazioni, ma integrato con altri dati aiutava. E una cosa che veniva utilizzata sempre in aggiunta era informazioni sul prezzo del pane nei vari villaggi della Siria, perché questo variava ovviamente a seconda della domanda, eccetera, e quindi erano elementi aggiuntivi per poter dedurre qual era lo spostamento delle truppe. Cioè, questa è data fusion, è la più complessa, se vogliamo. E ripeto, stiamo parlando di ormai di anni fa.
Al giorno d'oggi, io ho visto di recente, è stato interessantissimo un progetto appunto finanziato dall'ESA e quindi anche da ASI dal Comune di Roma per il monitoraggio della pineta di Castelfusano, dove ovviamente la fusione dei dati lì è aerei, droni, satelliti, poi c'è tutto, insomma, le telecamere montate di sorveglianza, c'è di tutto, insomma. Di nuovo, strumenti come l'intelligenza artificiale sono quelli che permettono veramente di trarre il massimo da questa ricchezza di dati e di informazioni. Ok, grazie mille per questa risposta e direi che questa sono quasi certa che sia l'ultimissima domanda. Intanto Giacomo ringrazia per la risposta anche lui in chat. Vincenzo ci chiede, per avvicinare i ragazzi che fanno ricerca alle imprese, l'iniziativa PhD Talent è stata un successo che purtroppo è stata sospesa. Si potrebbe replicare questa iniziativa al settore spaziale per favorire i ricercatori con PhD ad inserirsi nelle imprese? Ma se posso dire, è proprio ciò di cui parlavo prima. L'idea, una delle idee sulle quali stiamo lavorando, è quella di far sì che l'Agenzia Spaziale Italiana, collaborando con le varie università con le quali abbiamo degli accordi, e non solo, facendo da ponte tra le necessità delle ditte, gli enti di ricerca, e la ricerca viene fatta all'interno dell'Accademia, dia degli argomenti di immediato impatto, di immediato utilizzo ai ragazzi che faranno il loro dottorato. Possibilmente mi piacerebbe che questo permettesse anche una mobilità italiana. Molto spesso le università guardano solo l'opportunità di andare a fare, non so, una parte della ricerca all'estero, eccetera, che è bellissimo, cioè, è stato 30 anni all'estero, quindi sono sicuramente favorevole a questo, però molto spesso non si comprende l'utilità invece di coordinarsi tra sedi universitarie italiane. Quindi magari dà la possibilità al ragazzo di fare un pezzo sul dottorato in un'università, poi magari si sposta in ente di ricerca all'interno di una ditta e completa un percorso legato a un unico tema che alla fine genererà un prodotto di interesse che è immediatamente utilizzabile dall'azienda, che magari assumerà anche questo ragazzo se non vuole poi fare una sua attività imprenditoriale privata. Mi sembra che potrebbe essere un contributo importante. E a volte, ripeto, manca solo il tema, non servono gli strumenti. Se posso aggiungere su questo, anche alcune imprese fanno il loro, sicuramente lo fa Planetic Italia. Noi regolarmente finanziamo PhD universitari, naturalmente su temi legati alle attività spaziali. Abbiamo anche generato due spin-off universitari, uno con il Politecnico, col Dipartimento di Fisica dell'Università di Bari e con l'Università di Roma 2 a Roma. E naturalmente ci sono molte possibilità di questo tipo legate anche alle borse europee, le Marie Curie, per esempio, e ci sono moltissime attività di questo tipo. È un po' faticoso tenerle tutte insieme, ma ci sono molte possibilità. A settembre ci sarà proprio un nuovo bando del Politecnico, del Dipartimento dell'Università di Bari, legato proprio a temi spaziali. Una cosa che avevo proposto, scusami, legata a questa storia delle giornate di ricerca accademica, abbiamo creato un sito, una parte del sito dell'ASI è proprio dedicata alla ricerca accademica e quindi vorrei che fosse proprio popolata di queste opportunità che vengono offerte dall'università, dall'industria. Me ne pare che come un facile punto di accesso i ragazzi, i giovani possono avere l'informazione di quelle che sono le possibilità e magari scegliere il loro
loro percorso. Lo strumento c'è, esiste, era popolato e ovviamente questo può venire solo se facciamo di comune accordo con tutto il mondo dell'Accademia, di ricerca, di ricerca, e spero che possa servire. Ok, grazie mille per le vostre risposte e credo che non ci siano più domande. A posto. Quindi sì, ci siamo alla fase conclusiva e io ringrazio davvero tanto il Presidente Saccoccia per essere stato con noi e Giovanni Silos Labini, che tra l'altro sarà uno dei nostri giurati al Copernicus Hackathon 2021. L'Hackathon, tra l'altro, che da cui nasce questa serie webinar di Business in Orbita, come vi avevo detto all'inizio, proprio per darvi un po' il sentore di quello che accadrà in questo Hackathon e quali sono le opportunità che nasceranno, appunto. Quindi, quando si svolgerà questo Hackathon Copernicus? Dal 4 al 6 giugno, quindi da venerdì a domenica, sarà una full immersion veramente entusiasmante sulla piattaforma Remo, quindi si svolgerà online, quindi non importa da quale parte d'Italia o d'Europa voi arriviate, siete tutti benvenuti. Come abbiamo anticipato, il tema dell'Hackathon di quest'anno sarà appunto la salvaguardia dei mari e delle coste, declinata su diverse tracce che potrete trovare anche sul sito internet, in cui potrete trovare le tracce, il programma e anche l'iscrizione, quindi il form di iscrizione. E ringraziamo soprattutto gli sponsor che stanno anche rendendo possibile la realizzazione di questo Hackathon, che sono il Distretto Tecnologico Aerospaziale e Latitudo 40, che saranno presenti anche durante la nostra 3 giorni. E l'iscrizione al Copernicus Hackathon è totalmente gratuita, potrete effettuarla sia come singoli, e quindi saremo noi dello staff ad inserirvi all'interno di un team, oppure potrete partecipare creando un vostro team di massimo 4 persone e iscrivervi sul sito che tra poco vi darò. Quali sono i premi in palio per questo Hackathon? Allora, ci sarà un montepremi complessivo di fino a 5.000 euro, ci saranno 5 biglietti per la fiera Intergeo, che si svolgerà intorno a settembre, e soprattutto ci sarà anche l'accesso a un percorso di pre-incubazione che è Startup Challenge Camp, che è una 3 giorni in cui le idee vincitrici potranno essere sviluppate ulteriormente con il supporto di coach esperti in sviluppo business. Quindi, diciamo, il percorso non inizia solo con l'Hackathon, perché ci sono tanti eventi di formazione come Business in Orbita e tutto il materiale informativo che troverete sul sito dopo l'iscrizione. E soprattutto non finisce con l'Hackathon, perché ci saranno tantissimi percorsi che vi aiuteranno a sviluppare ulteriormente la vostra idea. Quindi noi vi aspettiamo all'Hackathon, ma soprattutto vi aspettiamo anche alla prossima puntata di Business in Orbita, che si svolgerà la prossima settimana, martedì 1 giugno. E qui in chat vi ho messo il link per iscrivervi. Avremo come ospiti Massimo Zotti e 2 dei vincitori del Copernicus Hackathon del 2020 e del 2019, che ci riporteranno le loro esperienze e come è cambiata la loro vita dopo il Copernicus Hackathon. Quindi vi aspettiamo davvero, davvero numerosi. E vi lascio anche il sito per il programma e l'iscrizione al Copernicus Hackathon. Eccolo qui. L'anno scorso facevo parte della giuria, partecipare, ragazzi, ho visto l'entusiasmo e la soddisfazione, penso che sia veramente una bella esperienza. È vero, quello dell'anno scorso è stato veramente molto molto bello. Ed è stato anche un miracolo, perché credo sia stato uno dei primi Hackathon Copernicus fatti in piena pandemia, quindi... Tra l'altro riconvertito velocissimamente in online, quindi è stata una scommessa quella dell'anno scorso che fortunatamente abbiamo vinto tutti insieme. Quindi molto soddisfatti, e quest'anno sarà ancora meglio perché siamo già rodati. Quindi vi aspettiamo davvero numerosi. E io ringrazio di nuovo i nostri speaker, tutti voi che siete stati con noi in questa serata, e soprattutto gli sponsor di Sprint Lab,
che ci permettono tutti i giorni di fare programmi come Business in Orbita, gli Hackathon e tutto il programma Sprint Lab 2021, quindi Planet Tech Italia, qui presente qui con noi, Master Italy, Megamark, SRL, Fondazione Vincenzo Casillo, Programma Sviluppo e ITS Logistica Puglia. Ci vediamo la prossima settimana e soprattutto dal 4 al 6 giugno. Ciao! Grazie, ciao! E adesso in bocca al lupo a tutti, complimenti.